La Serie A di basket, Montecatini l'ha conquistata aritmeticamente ad una giornata dal termine del campionato, a Perugia contro il Fermi. Guardate come, sul punteggio di parità, a 2 secondi dalla conclusione. I wanna wake up with you. Il canestro di Andrea Nicolai da 15 metri è di quelli che rimangono negli annali dello sport. Montecatini, poco più di 20.000 abitanti, entra dunque di diritto nell'elite del basket italiano, come centro più piccolo, secondo solo a Porto San Giorgio. Dimenticato il calcio, il piccolo centro nel cuore della Toscana, noto fino a ieri solo per le sue acque termali, e per la grande organizzazione turistica, ha trovato nel basket i successi e le soddisfazioni da sempre sognati. Il calcio vive momenti difficili in una regione che oggi si esalta con le imprese delle sue squadre di basket, ben 5 in Serie A con l'altra neopromossa Pistoia. Montecatini giocherà il primo anno in Serie A nel palazzetto di Lucca, ma l'obiettivo naturalmente è quello di giocare al più presto a casa propria, anche per incrementare quel turismo sportivo che oggi a Montecatini trova un'altra valida alternativa nello splendido ippodromo Sesana, regno delle corse al trotto, sempre ricolmo di spettatori. Cosa ha rappresentato la promozione in A del basket per gli ambiziosi operatori turistici locali già proiettati perfino verso i mondiali di atletica e di calcio? Rappresenta un fatto di grande importanza che ci ha riempito di orgoglio e di soddisfazione, perché innanzitutto come sportivi, poi come montecatinesi e non ultimo come operatori economici. Infatti come operatori economici questo successo del basket ci ha aperto anche in questo campo una nuova via di promozione, una nuova proposta. Lasciamo dunque i giovani rampanti del basket montecatinese presentarsi da soli, assente il solo capitano Ranuzzi, allenatore degli allievi finalisti nazionali. Luca Colantoni, ala. Stefano Briga, play. Ferreria Enzo, centro. Il tuo è un ritorno in Serie A. Sì, e sono molto contento perché qui c'è molto entusiasmo e molta voglia di emergere. Andrea Nicolai, guarda. Nicolai, la nazionale è un sogno o un obiettivo? Un sogno, per ora. Speri di partecipare alle Olimpiadi? Sarebbe la speranza di tutti, penso. Mi piacerebbe molto. Cosa ti ha detto Bianchini? Bianchini che fra l'altro andrà via dalla nazionale. Bianchini mi disse che sarebbe stata dura perché c'era la concorrenza di giocatori della Serie A1 e Serie A2. Comunque tutto quel che è avvenuto è stato riguadagnato. L'anno prossimo rimani a Montecatini, è quasi certo. Speri di fare poi il salto in una grande squadra o speri di diventare grande con Montecatini? Sicuramente spero di diventare grande in questa squadra. Un anno, due, quanto? Quanto ce ne vuole. Mario Boni alla guardia. Marchi Carlo, play. Ma volo Stefano alla prima. Franco Ingrosso alla prima. Cioè Simone, guardia. Roncarà Leandro Piotto. Eugenio Ercolini, preparatore atletico. Marcello Billeri, vice allenatore. Nessuno è profeta in patria, dicevano i latini. Massimo Masini, al contrario, dopo una luminosa carriera da giocatore nelle file del Simmental, lo è stato come allenatore, prendendo 3 anni fa la squadra della sua città sull'orlo della C e portandola rapidamente alla Serie A, splendido collante di un giovane gruppo vincente. Massimo Masini, 42 anni, una bandiera del basket italiano, 6 scudetti vinti, una Coppa dei Campioni. Quel giorno che andassi via, 15 anni dalla tua città, Montecatini, avresti mai pensato di tornare per vincere addirittura un campionato e ritornare in Serie A con la tua città? Onestamente no, perché quando andai via la società sportiva di Montecatini giocava in campionati minori,
per cui niente faceva presagire un'evoluzione di questo genere. General manager della Panapesca è Gino Natali, 36 anni, un passato da giocatore in Serie A, è l'uomo di fiducia del presidente Panati. Ecco, per Montecatini credo che sia veramente un fatto storico che va un po' al di là del risultato sportivo, perché una cittadina come Montecatini, che ha 20.000 abitanti e che è molto conosciuta addirittura in tutta Europa e nel mondo per, per le sue acque termali e la sua grande organizzazione alberghiera, sicuramente questo è un fiore all'occhiello che dà un grosso prestigio alla città. Cosa cambia nelle emozioni dal giocare allo stare invece seduti in panchina e governare un gruppo di ragazzi anche eccellenti? Cambia molto perché quando si gioca si deve pensare solo a se stessi e basta, cioè praticamente quello che devi fare, tu giochi e quando hai finito ti ricambi e è finito tutto. Qui bisogna pensare a 10-12 giocatori, quindi l'impegno è molto più gravoso. E c'è una responsabilità diversa, una responsabilità molto ampia, però devo dire che ho trovato un gruppo meraviglioso. Qualcuno ha detto che la tua Panapesca gioca come il tuo vecchio Simmental. Cosa c'è di vero? Sì, qualcosa di vero c'è. Io credo che ci siano molte analogie. Abbiamo anche la fortuna di avere giocatori appropriati per fare un certo tipo di gioco, però effettivamente noi siamo una squadra che gioca aperto, gioca un basket spettacolare, non ci curiamo dei canestri che subiamo e cerchiamo di farne sempre uno in più o due più degli altri. La promozione in Serie A è indubbiamente un fatto importante che genera facili e pericolosi entusiasmi, ma a Montecatini sembrano intenzionati a non pagare per questo nessuno scotto. In società già pensano a costruire la nuova squadra con il supporto della Maltagliati. Punto fermo la ricerca di due americani già esperti del nostro campionato. Uno di questi potrebbe essere Lingenfelter, anche se da Mestre Celada dice di volerlo tenere con sé un altro anno. I due americani per il momento non sappiamo niente, abbiamo solo l'idea di prendere sicuramente due stranieri già collaudati che ci possono garantire un'esperienza, una serenità per il primo campionato, che è sempre quello più difficile, più traumatico, e noi dovremo salvarci in tutte le maniere, perché altrimenti sarebbe un peccato aver fatto tutto questo lavoro e poi sciupare in un anno tutto. Ma al futuro non si pensa soltanto organizzando la campagna acquisti. Fiore all'occhiello della Panapesca a Montecatini è l'attivissimo vivaio, con qualche centinaio di nuove leve, dai più piccoli del mini basket fino ai già fermati ragazzi degli allievi e della juniores, che costituiranno la linfa per la squadra del domani. In questa ottica rientra anche la conferma del fuoriclasse Nicolai, che il presidente Panati annuncia con soddisfazione, non mancando di esaltare anche i meriti degli altri. Quest'anno hanno avuto un'annata veramente splendida, è stato un trionfo per loro. Io ho fatto soltanto le cose normali che deve fare un presidente, però in campo vanno i giocatori e il merito va al 95% a loro. Avete un gioiello, Nicolai, tutti lo cercano, ma rimarrà a Montecatini o andrà via? È la nostra bandiera, io penso che lui vorrà rimanere qui, il posto in squadra l'avrà sempre suo. La Serie A sarà dura, sarà un'altra cosa. Ah, ma noi puntiamo alla salvezza, per noi il minimo indispensabile è raggiungere la salvezza per consolidare e prendere la misura a questa Serie A che per noi...